l'abbiamo proprio così, ti abbiamo dato i cazzotti. Io ti ho dato un complimento sul tuo gran mantello. Ben ritornati, boys and girls, su Roblox Scelte. Dobbiamo scegliere un lato e poi picchiarci con i nostri amici. No, no, io ho delle chiappe enormi, non voglio di scegliere. Occupi i lati. Tutto il lato. Sì. Non può essere nessun altro, va bene. Ma così sarà anche più difficile sconfiggerlo se te lo trovi contro. Le super chiappe di Alex, va bene, va bene, tranquillo. Senti. Allora, preferiresti, attenzione perché c'è un sacco di gente, ma questa è bella così, ragazzi. C'è più carne da picchiare così. Mi sembra la cosa giusta. Perché voglio partire in vince? Perché se non siamo insieme? Anna, le scelte sono segrete, eh. Bisogna vedere se usciamo insieme vuol dire che siamo compatibili. Altrimenti devi andare a trovare un'altra famiglia. Preferiresti dormire in una stanza un po' troppo calda o dormire in una stanza un po' troppo fredda, ragazzi? Ma per quanto mi riguarda questo è facile. È troppo facile. La scegliamo tutti uguali. Vedi quante colorate stilati però, ragazzi. Io divento di un altro colore con tutta la faccia. Una è troppo rossa e una è troppo blu. Ma in quale saremo andati ognuno di noi? In quello troppo rosso? Io sono qui con la copertina. Allora, io sono con Alex e siamo tutti qua. Vai, ragazzi. Vai duri. Vai duri. Duri. Mia amica dalla in bocca. Duri, sì. Le stiamo ascoltando. Alex, quella frase la diceva Malley a tua madre, eh? No, l'ho sentito. È vero. No. Prendi la mia katana in bocca. Terribile. Ma perché? Ma adesso ti spiego perché. Perché può sembrare brutta, ma non lo è. Giocavano a giochi di ninja. Capito, Anna? Belli. Bellissimo quello. Tipo i duelli, tipo Mortal Kombat, però con ma i ninja. Con gli shuriken pure. E le katane. Diceva, prendila in bocca. Perché faccio colpo dell'airone. Non mi hai invitato a giocare con loro. È normale. Vi dicevo, ragazzi. Hai bevuto. È incredibile. Però basta, però basta. Oh, ma quando dite queste cose non avete difficoltà e lo sai. Ho capito, ma puoi rispondere incredibile. Vivi in una pesca gigante, sì, o vivi in una scarpa gigante? Andiamo, andiamo. Scontato, ma dai. Facilissimo, sì. Pesca che intende? Pesca il frutto? No, le chiappe. Comunque, stavo dicendo che c'è una sezione con tutte le armi da comprare e che tra poco con le vittorie noi le compreremo. Però io sono da solo. Oh no. Ah, siete dei piedi, eh? Ma brutti schifosi. Ma scusa, la pesca poi marcisce. Non direi proprio. Non direi proprio. La pesca è più profumata. Mori, screanzato. Socchia. Sì. Guarda che duro che sono. Mai mettersi contro l'Ion il duro. Mai. Mai. Guarda come li sdraio tutti. Sei fortissimo. Ma com'è possibile? Quattro. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Eravamo di meno. E abbiamo vinto. Hai visto, Alex? Ma i piedi vincono sempre. Non oggi. Non in più. Ci stregato. Ti piace succhiare le dita dei piedi dei vecchi, eh? No, cosa stai blatterando? Rispondi alla mia domanda. Io volevo solo vivere in quella scarpa, ok? Non è la risposta vecchio, giusta meglio. Ah, ecco, questa lo è. Preferiresti avere uno chef personale oppure avere una massaggiatrice personale? Questo è il mio sogno, io lo adoro. Questa è difficile, perché fanno comodo tutte e due a seconda cosa della situazione. Cosa sceglieresti tu? Ha vinto il mio lato pervertito, mi sa. Io per tre, niente. Entrambi. Anna, cosa hai sentito? Io ho detto, ma fa male il collo a me ogni tanto. Alex, sei un maialex. Sì, dai. Sei il tuo passaggiato. No, no, guarda, guarda quanta gente. Guarda quanta gente c'è da quest'altra parte. Vai, Aion. Te lo faccio pagare. Sono disgustoso. No, mi hanno accoppato. Dai, io ci penso io. Vai, Alex, difendi l'onore. Ha ucciso Alex. Benissimo! Adesso basta, Alex. Dai retta a me. Mi compro subito una di quelle armi. Ci spendo mille Robux, raga. Sì. Mille. Mi compro una di quelle armi che vi giuro. Ma quale compri? Tua madre, spoglia. No! Sì. Dai! Sì. Oh, c'è l'ultima. Raga, l'ultima, la spada di spade, bellissima. Quella lì ce la teniamo per dopo, però. Per il momento mi compro questo. Il la Monster Chaos succhia palle. Ho pagato per un turno speciale, ma non so quando parte. Va bene, Anna. Saremo contenti quando partirà il tuo turno speciale. Ora, preferiresti essere famoso per curare il cancro o essere famoso per aver fatto vivere tutti sulla Terra per sempre? Scegliete il vostro lato, ragazzi. È dura, è difficile. È difficile, però
una delle due, secondo me, comprende anche l'altra. Io l'ho scelta! No? Però di aver scelto giusto! No, dai, solo Alex ha un cervello, ma incredibile. Ma scusate, ma se vivi per sempre, è ovvio. No, quello con Rampini! Alex! Alex, possiamo vendicare. Dai, io! Sono morto anch'io. Ma eravate in due, però! Dai! 10 Rampini contro due, cosa volevo fare? E soprattutto io non avevo il mio Telemaster Sword. Ma io voglio vederlo, l'hai tanto detto che era bello! Adesso lo vedi, non ti preoccupare, adesso lo vedrai. Adesso lo vedrai. Che sono curiosa, voglio vedere! Dov'è che è il tuo round personalizzato che mi hai detto? Quello lì che ho appena fatto, capito? Con i rampini pazzi! Ah, sei stata proprio brava, mi hai tolto la mia arma. Ma io non lo sapevo, c'era scritto solo compra cosa no, nuova. Ma tu devi essere veramente un'ubriaca comunque. Vabbè, preferiresti il colore blu o il colore rosso? Il colore blu o il colore rosso? Scegliete il vostro colore. Il colore blu o il colore rosso? Ascolta, però io non posso andare avanti tutto il giorno così, eh. Cioè, tu non dici niente di sensato. Dici solo cappellate, ma sei ubriaca davvero? Io sono preoccupato, Anna. Come adesso, ti permetti? Sono ubriaco, sono preoccupato o ubriaco? Lo so che sei ubriaco, l'avevo capito! Se che ogni volta la dica colpa a me! Sono ubriaco di preoccupazione, Anna, perché secondo me tu hai preso il vizio del bere. E non mi va bene questo vizio non qua. Non ci prova proprio. No, eh? Non ci prova. Ma tu hai la tua spada fiammeggiante. Hai visto? Non è che ti nasconderà dal tuo essere brillone. Guarda come ammazza questa spada! Ma lasciami in fuoco, Lion, mai visto? E chi mi insegue muore. È una decisione, che figata! Guarda quello che è morto mentre correva. No, ma sei rotto, mamma mia, tu. Che arma? Possiamo dire, che arma, Alex? Che arma? Mamma questa mia, qui? La rischierei, Lion, sì. Troppo bella. Se io te la inficco, questa qui diventi un porcone allo spiedo, Alex. Te lo dico io. Passa salsiccia, sì. Sul spiedino. Ti sì, metto nel panino, sogno. Alex. Ti metto nel panino con la cipolla. Ma che non vedi niente, cose? Sei presso sogno, da come ascolta, lo dice. Anna, ascolta, Anna, però basta. Non è che ti puoi cringiare per ogni cosa che diciamo, Basta. Sarei meglio te. Se siete cringe, non è colpa mia. Ubriacona deficiente. Preferiresti fare le vacanze a Tokyo o le vacanze a New York? L'ho capito, no? Alex lo vuoi spiedinare, salsiccione, bababà. A me è deficiente. E perché parli da scema? E io cosa devo fare, Anna? Se consigliate tu, mettiti di buon, fai la pazza. Ok, adesso tu, appena adesso parti, inizia a sgabbiare. Vai, sgabbia, vai. Da coppo di brutto. Vai. Perché sei l'unico scemo là. Vai. Da coppo di brutto. Oh, ma che cacchio è questo? Questo non è la mia arma di prima. Questo è un arco inutile. Ma hai delle ali sopra o sbaglio? Fai zitto. Cuore. Dai, ammazza l'altro, Anna. No, Anna, no, cosa mi hai fatto? Anna, mi ha fatto. No, non so se io, ma tu! Anna, ti scafagno la fagnona! Madonna, Anna mi ha crepato! Ma la faccia tua! Cioè, non c'era possibilità per me lì in mezzo, Alex, vinci tu, almeno, vinci per me! Perché io non ero nel tuo lato! Ah, che schifo, mi hai tradito! Eravamo tutti con Anna, mi dispiace! Eravamo tutti quanti a Tokyo, mentre tu eri a New York! E sai cosa faccio io allora, vecchia scema? Che non sei. Vai, brutto vecchio ubriaco. Adesso fai? Te lo faccio vedere che cosa faccio io. Adesso tu non vuoi vedere che cosa faccio io, perché io mi sto comprando un'altra spada. E io invece lo voglio proprio vedere, capito, fai brutto male. Scemo. Scema, vecchia scema, pela, scema. Basta, basta, amicizia. Stai zitto tu, bambino non voluto, che non sei altro. E come fai a saperlo? Oh. Perché tua madre era troppo impegnata ad andare all'estero con O'Malley. Preferiresti andare all'estero? Andare all'estero con O'Malley o non andare all'estero con O'Malley? Io non voglio andare all'estero con O'Malley. Voglio restare in Italia. Ma se è già impegnato, magari ti ci porta comunque. Ma ti immagini su una spiaggia tropicale con O'Malley? No, perché poi c'è anche la mamma. Con la mamma di qualcuno, no? Lo so, con la mamma di Alex. Di Alex. Però di c'è Alex. Anche la mamma di Alex, che non è molto simpatica, purtroppo. No, è simpaticissima. Ora, ragazzi, ho il col potere del cuore. Cos'è il potere? Oh, mio Dio. È fortissimo il potere del cuore. No, guarda come Dai, entro a tutti. Vai, Lion. No, Lion. Oh, aia. Muta. Sacaio. Ma io chi è che devo uccidere? Non lo so. Il rosso. Quelli blu, a quelli blu. Il blu. Anna, quindi, devo uccidere. Contro Anna, vai. Vieni qua. Io. Ma come fai a essere viva così fino all'ultimo? Cioè, tutte le energie che ha Anna, tutti i neuroni che sono nel suo cervello sono dedicati a giocare a Roblox in modo pro. Com'è sì, possibile? Perché deve essere per te sempre una sfida allettante e intrattenente. Sai che cosa mi intratterrebbe tanto, Anna? Un bel gelato ionico. Ah, beh, quelli sono duri, ragazzi. Guardate qua.
Guardate che bellezza, gelati Lionic doppio biscotto vaniglia. Li trovate nei migliori bar. Non potete non assaggiarlo. E c'è anche il concorso per vincere il merchandising ufficiale. Andatevi a comprare subito un gelato Lionic. Io voglio sapere che cosa ne pensate. Buoni! Per me e sono se siete supremi. Bravi, li vedete anche con l'amico preferito. Allora, perché c'è andare a scuola tutto l'anno? Oppure non. Cos'è che voleva questo qua? Ma che ne so? Tipo le mie, ce ne sono 20 di quei gelati. Dentro il pene tuo. No, cosa? Cosa? Non ha detto. Cosa hai detto? Cosa hai detto? Cosa hai detto? Parole inventate. Io guarda, ti faccio scrivere all'avvocato, eh. Cosa hai detto? No, io ma io mi sono scrivere. Fermato e l'ho riportato. Io ti faccio mandare cioè, un'email. Che schifo, volgare, brutto. Cosa marpione. Hai detto? Che nel mio trippone c'entrano più di 20 gelati. Ho capito, ma hai detto pene, non trippone. Non l'ha detto quello. Perché c'era stregato? C'era stregato seduto in mezzo al sono round, ma ha fatto cadere. Ma hai fatto so perdere, pezzo di m***a. Oh, Anna, l'hai visto che no! mi ha fatto pe- sto sì, ho vinto. Però allora adesso basta. Adesso tu per punirti sì? perché devi essere uh-huh. punita uh-huh. stai fuori dal round per un round no. Sì. E io mi compro perché? La spada di spade quella con 10 spade. Wow, tu Alex stai zitto perché hai perso la mia amicizia nel momento che hai detto no. quella brutta cosa sui gelati Lionic. Ti faccio denunciare eh? Ti faccio denunciare ma da San Montana prezzo, ti faccio prezzo. Bandire dal poter comprare i gelati io a te eh? Ma non posso oh. entrare. No. No. No, preferisci avere solo Facebook o avere solo Twitter? A me importa ma solo stare con te, però ti prego stai nel mio lato, ci spero tutto. Facebook. Schifo. Facebook. Oh, no, ma siete veramente dei boomer. Che ci sono le vecchine che sono gentili. Anziani, solo eh? Voi Facebook. Dai, zitto, tu sei Twitter che ci sono quelli che credono di essere. Oh! Ma che figata! What the No, vabbè, per voi è terminata ma l'era vabbè, del cinghiale è bianco. Ma che arma, ragazzi, indecente. Scegli diversamente da me, Anna, la prossima ma volta. Ma è vai. Vergognosa! Cioè, guarda lì che roba! Ai. Ma poi... quanto danno fa? Mi hanno ammazzato. Non è vero, sono ecco solo qua. Svenuto. Sono ancora in piedi. Sono morto. Mi hanno ammazzato. Abbiamo vinto. Sì. Perché quando ti vedono che sei un vero duro con un'arma così, tutti si focalizzano su di te, capito? Sti pusillanimi. Sapete è che vero, c'è? Perché dentro rosicano. Però tu stai continuando a parlare da rinc***o. Ti svegli oppure mi devo. Io devo morire. Vuoi che muoio? Sgabbia, Anna, sgabbia! Sgabbia, perché sembri una rimbecillita, Anna. Cioè. Aspetta! Sarà il caldo, ma stai rimbecillendoti duramente, eh? Ecco qua! Fatto! Abbiamo una domanda nuova. Sei peggio di prima, è veramente peggio di prima. Decisamente peggio di prima. Devi strillare! No! Devi controllare le emozioni di ti circonda. Controllami le emozioni. Controllami, sì. Controllami tutto. Devi ingrifarti, Anna, come un grifone spiumato. Oh, ci voleva molto. Ci voleva molto. Ma già dei pugnali alle ginocchia. Ma vaffanculo. Ma che sei scivolato, no. Tranquilli, difendimi. Le tue gambette lisce. Non fa nulla questa spada che uso io. Fa malissimo sta roba. Mi hai sciottato. No, raga, la mia spada non serve a niente. Anna, e muori, scroto. Oh, Alex vale, mi hanno codazzo. No, però non è possibile. Cioè, tutti no, su di me. Bara. Dici, deve essere sì, Anna, sì, sì. Te lo dico io. Ma io non vorrei dire. Ma prima neanche c'ero. Sì, ma eri lì fuori che facevi la voce da grifone morto. Ma Macumba, mai che ti facevo i complimenti per la tua super. Quella iper era spada. La classica voce da vecchietta voodoo che faceva le sue macumbe matte. E qua dovresti sì. rispondere, sì. Cioè, sto parlando a te. Non me ne frega nulla di come rimani perplesso. No, no, ragazzi, aiutatemi. Che cosa devo scegliere? Preferiresti chiamare Nicolas o Tommaso? Ma io, ma personalmente Anna, io sappi che non te la scamperai così facilmente per le cose che hai fatto, per ma i peccati che hai. Non me ne frega nulla. Non me ne... No, 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 sei proprio. E guarda, sei anche contro. Adesso tu vieni, ti metti nell'angolo. Tommaso! Ti metti nell'angolo. No. Sì, e io ti devo uccidere. No. Vieni qua, uccidetela, raga. No, uccide. No, devi scappare. Seccatela. Pigliala, Alex, pigliala, pigliala. Rompile le ossa. Vai, rompile vai, le ossa. Oh, guarda, io ci ho un dato di cattiveria. Io so, ma stregato perché è mezzo interrato sempre. Ma non lo so, continua ad atterrarmi. Da brutto scemo. Cacca, sempre lì, che schifo. Smettila di cagare in terra.
cretino pervertito. Alex, mi passi un rosolo. Cacca in luogo pubblico. Che schifo. Hai visto, Alex? Ho ucciso io l'ultimo. Ma duro. Hai visto? Hai fatto tipo lo spin. Anna, scusate, devo parlare con Anna. Anna, sì. Sei una deficiente. Mettiamoci sul divano. Ok, ci mettiamo. Io e Anna andiamo sul divano, voi giocate. Ok. Non allora, io. Anna. Va bene. Sì. Sì. Allora, tra te e questa vacca alla mia destra, non so chi è. No, la vacca alla mia destra sei tu. Tra quell'altra vacca dall'altra no, parte. Io non so chi era peggio. Ma c'è speranza per te, ok? C'è speranza. Perché tu puoi ancora essere un membro veloce della nostra società. Vieni, veloce. Andiamo. Vieni, veloce. Andiamo. Allora, preferiresti guadagnare 250.000 all'anno senza lavorare oppure 1.000.000 all'anno lavorando a tempo pieno? Non faccio in tempo! Non ho fatto no! in tempo. Non ho fatto in tempo manco io! Adesso dobbiamo guardare questi che cosa si sputano! Torniamo nel divano, Anna. Vieni. Va bene. Allora. Guarda, stanno combattendo con dell'insalata. Sì, però Anna, io non ho ancora dimenticato ancora. Che prima sei stata una... Ma io voglio un altro Siediti! Divano. Siediti! No, no, metto siediti in qua. Siediti subito, subito. Sei proprio fastidioso. E tu sei un roito. Siediti qui. Me ne vado. No, ti, oh. No, no, mi stai. Anna, il divano rosso non mi piace perché mi diventa la faccia rosa. Vai nel divano blu immediatamente. Vai nel divano blu. Sei una vecchia scema quando fai così. Siedi. Nel ecco divano, qua. Nel divano. Bene. Eccomi qua. Oh, stregato, alzati dal divano. Dai, per favore, voglio alzati voglio dal divano. Voi. Allora, Anna. Basta essere babbiona, ok? No, ti dici così? Basta essere babbiona. Ho detto basta, così non lo sarei mai più e sarei una bella guagliona pronta, ok? Sì. Oh. Preferiresti indossare solo scarpe dalla punta? Che... No, da punta, quella da ballerina. Non essere volgare! Oppure solo calzini e sandali per il resto della testa. Sì, Anna, eri più volgare perché mi hai corretto con... Come ti permetti? Cioè, io ho ma detto da... così non ma hai potrò... il tempo per scegliere. Potrò dire il cazzo che voglio. Sì. Oh. Mi devo fermare perché devo scrivere. Non devi scrivere, non ho detto niente. È questo martello da dove l'ho tirato fuori? È molto carino però, dammi te salvare. Alex, crepa! Crepa! Va a fuoco! Soca! Beccatevi questi, brutti infamori, aiuto, mi stanno cacchiando. Ma il mio martello non serve a niente, Anna, è proprio una cagata il mio martello. Proteggimi, c'è uno che fa i fiori. Lo vedo! Merpuppo, tira i semi fuocosi. Ma sei scemo, stai picchiando uno della nostra squadra. Qua ce n'è uno blu. Dai, io qua da me. Ma me ne cioè, io sto. Anna? Allora, no, vedi che sei una schifosa. Sei una ma babbiona. È vero, scusa, no, potevi dirlo diversamente. Potevi dirmi scusa, Lion. Troppo aggressivo. Hai visto che stai picchiando uno della nostra sì, squadra? Sì, ok, per quanto te lo dicevo io ero già morta. Sei babbiona, ma sei anche cattivella, ti dico. Anche cattivella. Va bene, e ora sai che ti dico? Che io spendo di nuovo per un round speciale. Spendi per... No, che non posso usare la spada. Che rompiballe non che l'ho mamma preso, mia. Non l'ho mamma preso. Mamma mia, ho tutte le trova per dare fastidio. Vuoi che lo prendo? No, non voglio. E dai, è qui. No, fammelo prendo. Devo comprare un'altra arma. Che arma compri? Il martello Cefestius Gravels. Ma sei bracolosissimo, vorrei quasi toccarlo. Sì, andiamo. Preferiresti combattere Hulk o combattere Flash, ragazzi? Hulk o Flash? È difficile da scegliere, scusa, perché è grosso, ma l'altro è veloce. Stregato, però se stava parlando scusa. Gianna è una babbiona. In più, adesso non lo sta facendo però... più. E tu le parli sopra, fai un bel mi casino. Mi dispiace tanto, sono deficiente. Allora, sì. Oh, che bella martellata, avete visto? Guardami. No, ma oddio, che è duro. Che duro. Porca, guarda che durezza! Guarda che tiro con il martello! Ma che è durissimo! Chi è che devo picchiare? Anna? Vieni qua, Anna. Ecco la brutta babbiona. Vieni qua, Anna! Oh, te devi fermare, te devo martellare la testa. Quella testa vuota, piena di bevanda. Sì. Vieni qua. Certo, non ci riuscirai mai a prendermi. Oh, se non ti fermi ti uccido, di giù. Ma quanto arriva? Anna, ti stacco la connessione, eh. No, da poi. Sì che posso. Bonga. Dobbiamo essere io e te contro per sempre. E mori. No, mettere il cavallo. Un'ora per sdraiarla. Mamma mia, oh. Cioè, facevo prima a darti da bere, guarda, per sdraiarti. Cioè, no. Così va, sviene come i ubriachi. La trovi lì sulle panchine. Non è vero, Anna. No, non fare così. Ti non fare vogliamo così. Tutti tanto bene. È quello sei che... Sei inutile, le coccolone.
Anna, tutto ciò che ho detto non lo penso. Tranne che sei babiona, quello purtroppo. Vabbè. È un dato di fatto, spesso. Preferiresti supportare Capitan America nella guerra civile Marvel o sostenere Iron Man nella guerra civile Marvel? Che preferireste è voi? È facile! È troppo facile! Io già so che sono contro di te. Lo so. Io ho già scelto! È facilissima, Lion! Mi raccomando, scegli la mia! E invece, Lion, Anna? Però di essere tra i vincitori! No! Ma no, chi è Jedi? Ma che schifo! Ma che palesemente balaustra! Sei una balaustra! Ti spacco la madre! Stronzo! Pezzo di maialaccio! Dov'è? Guarda, l'abbiamo. T'abbiamo proprio così. T'abbiamo dato i cazzotti. Io ti ho dato un complimento sul tuo gran martello. Che era proprio un bel martello che avrei voluto toccare. Avete sentito? Ho dato due cazzotti al microfono, Anna. Hai sentito? Hai martellato i microfono. Erano veramente martellanti. Proprio come stregato. Cretino. Di più. Cosa? Preferiresti perdere $1 miliardi, ma fai inseguire una lumaca mortale per... la snail famosa ti insegue per tutta la vita. Oppure declinare $1 miliardi e evitare un serpente mortale. Ma scusa, ma non... Che cazzo? Non... Cioè, è facile. Perché è proprio una domanda che la risposta già la sai. O non abbiamo capito niente noi. Il serpente! Scusa, che me ne frega di $1 miliardi se poi c'è un serpente! Noi voglio i serpenti, fanno schifo i serpenti, no? Io non ho capito. Ma dall'altra parte c'è la lumaca, Anna, che è mortale. Ho capito, ma non puoi avere tregua, non puoi dormire perché prima o poi ti raggiunge, ti fa... Ma anche il serpente è mortale, ti insegue per... No, ma qui lo eviti però, non c'ho il miliardo ma manco il serpente. Ed evita. Ma che scusa, evita cosa... Ma l'ho capito comunque il senso, qualcuno spiega per quelli come me. Ho capito, praticamente in quella del serpente, il serpente non ti segue perché tu lo eviti, esatto, capito? Invece la lumaca ti segue per il resto della tua vita, capito, ma Alex? Ma $1 miliardi l'ammazzi la lumaca! No, perché è immortale forever per sempre. No. Esatto. Ma io ti devo ammazzare, Anna, caccia, dimmi un attimo. Ce ne sono altri due, prima gli altri due. Vieni qua, cretina, ti devo ammazzare. Guarda, Anna, come ti inseguono i miei coltelli pazzi. Ma cosa inseguono i tuoi coltelli pazzi? Sono ubriachi che vanno a sbattere contro il bar. Ma gli altri, porca miseria! Non lo so, scrota! Sto facendo il duro, non vedi? Tu devi solo avere paura. Proprio una piscettina sei. Ho vinto? No, abbiamo fatto il pareggio. No, hai vinto. Secondo me tu, ho vinto io, non c'è dubbio. Nel mio cuore vinci sempre. Che schifo. Che schifo. Perché non ho rivali, stregato, nel tuo cuore, perché sei solo. Ma io ti sembra una cosa molto carina, ti prego. Cioè, vinco perché non c'è nessun altro. Preferiresti parlare con Yoda per 10 minuti oppure dare un pugno a Jar Jar Binks? Chi è pugno Jar Jar Binks, Anna? Non lo so, non conosco Star Wars, però... Stai diventata il nuovo babbea. Ma non lo so chi è! Capito, dimmi che non lo sai, ma non me lo dire con una voce da babbea. Perché devi essere babbea? Non l'ho capito. Cos'è questa? Mi fai diventare babbea. Babbea, ti faccio diventare io babbea. Io comunque sono da solo con altri due. Ma è Yoda che parla tutto così. Stai zitto! E muori sotto il mio martello duro che ti impartisce una lezione di vita, porchettone stupido. Ci sta succhiando di brutto! Guarda il duro! Questo martello! Guarda il duro! No, raga, ma stai stuzzando! Guarda che durezza qua, che me ne volo e me ne fluttuo con il mio martello americano. Guardalo, implacabile! La libertà! Ale, guarda che durezza, guarda come mi indurisco. Ma li stai uccidendo tutti! No, ma sei serio? What a! Ancora un altro, non ci credo! Guardali! Sono duri anche loro, però... c'è Anna, guarda Anna che... Corri, babbea! Stava cercando... Non so io! Invece... Ancora sono qui. Sono ancora presente. Sono solo contro tutti, ragazzi. È una partita. No! E sono morto. E non t'ho neanche stuzzato io. Non è giusto. Mi ha ucciso Nora. Povero Lion, complimenti. Grazie, Alex. Bene, per oggi io direi che ci possiamo fermare. Tuttavia, prima, Anna, al divano della vergogna, per favore. No, io vado a guardare al il mare. Al divano? Sto a guardare il mare. Al io. Divano. Sto a guardare il mare. Allora, vengo io alla finestra della vergogna, Anna. No. Vedi questo oceano sconfinato, Anna? È la vastità delle cose che mi interessano, che dici? Vieni qui e guarda il mare. Vieni a guardare il mare. Mi tieni la mano, Lion? No. Allora, Anna, dicevamo, vedi questo svasto oceano? Sì. Non è mai pari alla tua babbeitudine. Dai!
che è molto più abbondante. Per oggi però ci fermiamo. Grazie ragazzi di aver guardato questo video. È Lion out. Ciao.